È un personaggio famoso, è un personaggio veramente clamoroso che io so piace tanto ai giovani e piace anche ai non giovani, perché è un personaggio incredibile, un grande compositore. E allora, signori, questa sera noi abbiamo una grande sorpresa per tutti, perché raramente si presenta in televisione. Signori, abbiamo con noi Franco Battiato. Dopo pranzo si andava a riposare, cullati dalle zanzariere, dai rumori di cucina, dalle finestre un po' socchiuse, spiragli contro il soffitto e qualche cosa di astratto si impossessava di me. Sentivo parlare piano per non disturbare, ed era come un mal d'Africa, ma Africa. Saturday night I'm a dreamer, I can't live without you on my own. Sedie seduti per la strada, pantaloncini e canottiere, col caldo che faceva da una finestra di ringhiera, mio padre si pettinava, l'odore di brillantina si impossessava di me. Piacere di stare insieme solo per criticare, ed era come un mal d'Africa, mal d'Africa. Saturday night I'm a dreamer, I can't live without you on my own. No, I'm not. Weißt du, was du willst, Nacka? Promirst du mir, als der Andes bist, was? Da una finestra di ringhiera, mio padre si pettinava, l'odore di brillantina si impossessava di me. Piacere di stare insieme solo per criticare, ed era come un mal d'Africa, mal d'Africa. Franco Battiato, eccolo qua, accomodiamoci. Grazie. Qui. Senti Franco, mi devi spiegare tutta questa messa in scena di questa tavola, con questi pani, con tutte queste cose. Io mi aspettavo che succedesse qualcosa qui, un pranzo invece. Qual è lo scopo di tutta questa messa in scena? È una messa in scena. E serve per trasmutare, diciamo, in immagine un tipo di situazione musicale. Ecco, è un pretesto. È un po' come l'ultima cena, direi. No, questo. Per carità, no, siamo... Ecco.
Ma vedo qui i pani. Un'ultima cena, sì, di disgraziati, però. Ho capito. Ecco, questo è il tuo ultimo, direi, la tua ultima opera, sì. Il tuo ultimo lavoro. Questa è una canzone dell'ultimo LP che si chiama Orizzonti Perduti. Ecco, che sei venuto a cantare qui da noi e noi ne siamo veramente con lieti. Con piacere. L'anno scorso ce l'aveva promesso, vi ricorderete, hai mantenuto memoria. La promessa. È rivenuto, mi pare, per Giusto Pio, è rivenuto, vero. Se non sbaglio. E hai detto, vedrai che io verrò, ma voglio fare qualcosa di nuovo. Giustissimo. Ecco, voi sapete che Battiato ormai è considerato una celebrità internazionale, uno dei pochi artisti nostri che vanno in giro per il mondo, per l'Europa, fanno concerti, e quindi immagino che anche con questa nuova serie di canzoni, il tuo LP, farai altrettanto successo. Che cosa stai preparando adesso? L'impegno prossimo è la partecipazione all'Eurofestival. In coppia con Alice rappresentiamo l'Italia. Questa è la prima. Ecco, la prima cosa che dovrai fare. Ecco, senti, in America sei già andato o non ancora? No, però è in programma un tentativo, non abbiamo mai provato. Un tentativo fra gli americani e americani, non fra gli italiani dell'America. No, perché sovente molti dicono, sai, vado in America e poi cantano per gli italoamericani, ma è come per cantare per gli italiani qua. No, tenteremo il mercato. Bisogna tentare il mercato americano. Io vedo che a questa tavola ci sono anche dei visi conosciuti, per esempio questo signore che vedo qui, ecco, questo signore ti segue sovente, non questo, quell'altro. Ecco. Lui è il mio produttore, sì, Angelo Carrara. Produttore, sì. Lui ecco. È Enzo Titti Denna, ecco. Che è il tecnico della sala di registrazione. Ecco, perché vedo che l'ingegnere del suono. L'ingegnere del suono, sì. Quello che ti dà tutti quei suoni particolari. È verissimo. Ecco, poi tutti gli altri apostoli, chi sarebbe? Io, per carità. Sembra veramente l'ultima cena, direi qua. Abbiamo alcune madonne. Sono a tavola. Ecco. Sono... Degli amici, dovrei presentarli tutti, ma ci sono dei musicisti che si prestano a seguirti quando tu fai queste cose. No, è un'occasione particolare questa. Ogni volta tento di cambiare, perché non è che questa situazione qui la ripeteremo in un altro posto. No, è una cosa per qui. Ho capito. E quindi non è che loro sono. Cioè, questa è una versione particolare della tua canzone che hai fatto qui per noi a Super Flash. Sì. Per Bacco. Allora, se avete registrato, ricordatevi che questo. È una cosa da collezionisti, un collector's item, come si dice in America, bene? Allora noi ne siamo onorati, ringraziamo Battiato che è venuto qui con noi questa sera.